Io amo la calligrafia. L'ho scoperta nella biblioteca della Loggetta Lombardesca Ravenna, dove frequentavo l'Accademia di Belle Arti, di Belle Arti. E il fascino del manoscritto mi ha portato ad approfondire questa antica disciplina, ma soprattutto di capire come venivano usati gli strumenti per scrivere, cioè il calamo, la penna d'oca, il pennino e l'inchiostro. Il primo manuale sulla calligrafia è del 1522 della Righi, la Operina, che attraverso le sue regole e i suoi principi ci ha portato a trasmettere lo stile cancelleresco. Il luogo ideale per poter portare avanti questa antica arte è sicuramente la Biblioteca Gambalunga, che mi ha permesso attraverso i laboratori di poter insegnare e portare avanti questa disciplina.